Bentrovati per questa nuova puntata di TG Noi Scuola. Andiamo alla scoperta dell'IT Fermi, del polo che raccoglie il Fermi e il Giorgi. Cominciamo il nostro viaggio dall'Istituto Tecnico Tecnologico. Ad accompagnarci in questo viaggio la preside, la professoressa Donatella Boriposi. Buongiorno. Ho detto bene, qui siamo nel laboratorio di informatica per parlare dell'Istituto Tecnico Tecnologico, la prima anima dell'IT Fermi. La prima anima dell'IT Fermi, questo è uno dei cinque laboratori aule che dispone, di cui dispone l'Istituto e i ragazzi, e questo rappresenta uno degli indirizzi portanti dell'Istituto Tecnico Tecnologico, quello appunto dell'informatica. Quindi i ragazzi escono da qua, dopo 5 anni, potranno trovare lavoro o iscriversi direttamente all'università. Possiamo, mentre magari ci spostiamo un attimo, mentre i ragazzi stanno lavorando e non li disturbiamo, parliamo piano, che cosa studiano in questo indirizzo in particolare? Informatica è un po' generico, magari diamo qualche indicazione breve. Allora, ecco, cerchiamo di far capire ai ragazzi che non si tratta di stare semplicemente al computer, perché spesso capita che scelgano questo indirizzo perché sono già appassionati, utilizzano molto bene il computer e quindi sicuramente sono facilitati, però qui entriamo proprio nel merito dello strumento, dell'utilizzo, di come esso è costruito, di come lo si costruisce e quindi tutta quella parte sistemica fondamentale del software, dell'hardware sicuramente, quindi bisogna essere bravi anche in matematica. Adesso ci spostiamo, andiamo a conoscere un'altra anima dell'Istituto Tecnico del Fermi. Dove andiamo adesso? Ma io direi adesso di andare invece nell'ambito della meccanica, e della meccatronica. Allora ci spostiamo. Dove siamo venuti, preside? Allora, qui siamo nel settore e nell'indirizzo meccanico e meccatronico. Questa è l'aula di macchine e utensili ed è una delle è l'officina più grande, il laboratorio più grande che abbiamo nella provincia di Lucca di questo settore, di questo ambito. E anche qua i ragazzi imparano direttamente sulla macchina, ma non è soltanto l'utilizzo della macchina, ma è anche la conoscenza della macchina, dello strumento e anche la sua progettazione. Perché capire la differenza fra un tecnico e un professionale è proprio qua. In uno si progetta, nel tecnico si progetta, nel professionale si costruisce, si realizza. Gli sbocchi professionali? Gli sbocchi professionali, i ragazzi possono entrare subito nel mondo del lavoro perché escono con un diploma di perito e naturalmente iscriversi tranquillamente all'università e quindi seguire tutti quegli indirizzi universitari, ingegneria, tutti quelli che insomma esistono e che sono più in linea e confacenti con questo tipo di studio. Abbiamo parlato di 3 indirizzi dell'Istituto Tecnico, ne rimane uno. Allora, abbiamo fatto l'informatico, il meccanico, il meccatronico, e adesso dobbiamo andare nel settore elettrico, elettrotecnico. Questo è uno dei nostri super attrezzati laboratori elettrici ed elettronici. Qui i ragazzi possono imparare a programmare, ideare, inventare programmi elettrici ed elettronici utilizzando tutti i programmi più evoluti, da AutoCAD in poi. Ecco, e quindi anche qua i ragazzi possono accedere al mondo del lavoro dopo i 5 anni con il diploma di perito e accedere all'università. Quindi chi ama il settore elettrico, ama lavorare con l'elettricità, occuparsi di questo aspetto, qui trova veramente tante possibilità di carattere pratico, manuale, ma non solo, come abbiamo detto in precedenza, anche di poter realizzare, progettare, capire proprio i sistemi elettrici ed elettronici. Quindi questa è l'offerta dell'Istituto Tecnico, i 3 indirizzi, e adesso andiamo a conoscere da vicino il Liceo delle Scienze Applicate. Preside, io ho detto andiamo a conoscere l'anima liceale del Fermi, ho detto giusto? Giustissimo, qui siamo nel Liceo delle Scienze Applicate. Già la parola dice tutto perché è un liceo a tutti gli effetti, l'unica differenza è che non ha latino, però qui studiamo la chimica, come vedete siamo nel laboratorio di chimica, la biologia, la fisica, l'informatica. Queste sono le discipline, la matematica ovviamente, sono le discipline portanti
del liceo delle scienze applicate. In che cosa si differenzia questo liceo? È proprio dal fatto che tutte quelle che sono le conoscenze teoriche devono avere un riscontro nella loro applicazione pratica. Quindi tutto quello che viene appreso non rimane un fattore mnemonico, ma un fattore applicativo di estrema importanza. Quindi molte ore di laboratorio, per intendersi. Sì, ci sono molte ore di laboratorio, noi abbiamo anche un ampliamento dell'offerta formativa proprio dell'area scientifica, perché nella nostra filosofia c'è anche proprio questo, essendo anche un polo tecnico, professionale e scientifico, la divulgazione della cultura scientifica. Sbocchi professionali, l'università oppure anche qualche altra opportunità quando si esce da qui? Allora, quando escono da qua i ragazzi spesso fanno colloqui un po' in tutti i settori e molti verrebbero presi subito, ma diciamo che la maggior parte dei nostri ragazzi prosegue poi gli studi universitari. Adesso dobbiamo parlare di una novità importante, la novità più importante per quest'anno scolastico, ovvero il liceo sportivo. Esatto, l'altro liceo che da settembre partirà in questo istituto. Allora, preside, andiamo a conoscere il liceo sportivo, andiamo in palestra, nei luoghi in cui verrà fatto. Palestra, andiamo in piscina, nella palestra della scherma e qui lì incontreremo tutte le discipline sportive che siamo in grado di portare avanti. Preside, la vera novità, l'abbiamo detto, di quest'anno è l'inizio e l'avvio del liceo sportivo. Esattamente, siamo molto contenti e orgogliosi di questo nuovo liceo e faremo partire un bel liceo. È un liceo a tutti gli effetti, non si deve assolutamente pensare che questo liceo sportivo possa essere una scorciatoia per facilitare gli studi, no. Chi ama lo sport, chi fa attività agonistica può trovare un liceo e quindi una formazione ed una preparazione liceale a 360 gradi, anche qua non facciamo l'unica differenza che non c'è il latino, e i ragazzi però possono portare avanti i loro interessi sportivi, perché un liceo di questo tipo sarà organizzato con dei moduli orari che faciliteranno al ragazzo e consentiranno al ragazzo di avere una preparazione forte, importante, e nello stesso tempo poter fare attività sportiva, addirittura attività agonistica. Sarà un liceo che dovrà assolutamente collegarsi con tutte le realtà sportive del territorio e le discipline che noi qui possiamo fare, lo vedrete poi dopo dai nostri impianti, sono tutte le discipline sportive, dall'atletica al nuoto, la scherma, naturalmente poi la pallavolo, pallacanestro, basket, tutte le discipline sportive potranno essere fatte. Ecco, lo diciamo, è uno dei pochi in Toscana. Sì, in provincia di Lucca sono soltanto due, uno è in Versilia e uno lo abbiamo qui, che andrà a coprire tutto il comune di Lucca, la piana di Lucca, potrà accogliere, come del resto sta già facendo, i ragazzi anche della Garfagnana. Quindi, insomma, è un'opportunità importante. È sicuramente un'opportunità importante, un servizio in più sul territorio, perché intorno allo sport ruotano tante nuove figure professionali: il procuratore sportivo, l'allenatore, l'assistente di nuoto, di vasca, di piscina, insomma, tante figure professionali nuove. Adesso ci dobbiamo spostare, ci vogliamo spostare, lasciamo il Fermi, andiamo al Giorgi, giusto? Sì. Ci siamo spostati di qualche chilometro all'interno del centro storico per conoscere da vicino l'istituto professionale Giorgi. Anche in questo caso preside due anime, possiamo parlare di due anime per questa scuola. Allora, queste sono due sedi distaccate, questa è la sede, la bellissima sede di Santa Chiara, un ex convento molto bello, i ragazzi quindi possono vedere da una parte questo bel giardino, dall'altra parte si vede Villa Bottini, quindi è nel pieno del centro storico e anche qua gli indirizzi sono, si fa un po' di informatica, ma più che altro il settore è quello dei sistemi, meccanica, elettrico, elettricista, quindi il meccanico e l'elettricista sono le figure professionali che maggiormente vengono formate in questo istituto. A differenza dell'istituto tecnico, che cosa fanno qui i ragazzi? Qui c'è sono molte ore di laboratorio, tantissime ore di laboratorio, e possono accedere dopo i tre anni anche ad un diplomino di
chiamiamolo così, che ha valore spendibile sul mercato e quindi nel mondo del lavoro. Quindi dopo 3 anni si accede a questa qualifica e poi si può proseguire fino ai 5 anni, quindi i ragazzi che escono con il diploma e possono entrare nel mondo del lavoro o seguire gli studi universitari, e molti ragazzi anche del Giorgi seguono poi gli studi universitari. C'è una specializzazione importante qua, quella odontotecnica, andiamo a conoscerla? Ecco, sì, siamo nel settore più del sanitario, sì. E l'odontotecnico è, come dire, un nostro fiore all'occhiello, perché è una realtà, un laboratorio nuovissimo, è uno dei più nuovi e dei più belli e più grandi proprio a livello anche regionale. Allora andiamo. Bene. Siamo entrati in punta di piedi perché c'è in corso una lezione in un laboratorio di odontotecnica. Tecnico, sì, esattamente. Qui potete vedere come veramente il laboratorio funziona e come i ragazzi fanno veramente, realmente un'attività pratica. Allora, da qui usciranno dei bravi odontotecnici, però dobbiamo dire che sono partiti con ottimi risultati anche dei corsi di formazione per una nuova figura professionale, l'assistente alla poltrona. Quindi che è una figura che non è mai stata, come dire, definita e delineata fino adesso, però invece le nuove linee regionali indicano proprio questa nuova figura professionale, e qui formeremo le nostre ragazze, ma anche i ragazzi ovviamente saranno i nuovi assistenti alla poltrona, quindi che lavoreranno con i medici dentisti oltre a fare gli odontotecnici. Abbiamo esaurito quasi il nostro tempo, un'ultima cosa, dobbiamo andare in un laboratorio di domotica? Sì, adesso andiamo a vedere un laboratorio di domotica, dove lì è stata realizzata proprio una sorta di abitazione, la casa del futuro, con tutta una sua automazione. Eccoci qua all'interno del laboratorio di domotica, dunque un settore importante questo, Donatella. Sì, allora questo è un settore fondamentale per un istituto professionale come questo. E qui è rappresentato su un pannello tutto un sistema di automazione della nuova abitazione, la casa del futuro. E quindi loro hanno proprio realizzato un sistema e attraverso un telecomando... Adesso lo chiediamo a Nicolas. Adesso lo chiediamo a Nicolas, ci farà vedere come è possibile attraverso un telecomando controllare tutto il sistema elettrico, idrico, la temperatura di una abitazione. Nicolas, ci fai vedere, per spiegarla ai nostri telespettatori in pochi secondi, con un telecomando fate tutto. Con un telecomando in pratica noi comandiamo un'intera casa, dalle luci della sala che possiamo accendere, spengere e regolare la luminosità come ci pare e piace, da un comando generale che possiamo accendere e spegnere l'intera abitazione, quindi credo un sistema completo. Il classico esempio di domotica veramente applicata e che voi mettete in pratica. Sì, esatto, noi cerchiamo di imparare quello che possiamo con le attrezzature che abbiamo, però comunque ci proviamo e ce la facciamo. Allora, ci rimangono solamente pochi secondi, grazie Nicolas, per ricordare a chi ci ha seguito certo. Un po' di riferimenti se vuole approfondire la conoscenza del polo Giorgi Fermi. Bene, allora intanto il 25 di gennaio c'è scuola aperta, quindi i genitori con i ragazzi possono venire sia al Fermi che al Giorgi. E poi sul nostro sito trovano www.istitutofermi.it, trovano tutte le notizie e le informazioni. E l'ultima novità, anche questa è importante, è stata realizzata un'app che può essere scaricata dal proprio cellulare chi ha il sistema Android, e basta cliccare Polo Fermi Giorgi e lì trovate indicazioni e informazioni sia per gli studenti che per i genitori. Grazie a Donatella Buoniposi, la dirigente, grazie per questo viaggio, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.